buongiorno a tutti, buongiorno anche a te Ursula, ma soprattutto ai nostri amici a casa. Prime luci dell'alba, Lampedusa non molto lontano. Quasi diciamo in un immediato sottocosta cosa andiamo a fare. Tecnica verticale in cicco. Volevo dire che noi oggi sì parliamo degli incicu, però mi interessa presentarvi, perché hanno una loro importanza nei giusti movimenti, le nuove canne, tutta l'intera gamma della XX che Olympus ci ha messo a disposizione, con le quali vorremmo fare, se possibile, anche un buon carniere. Mentre ci mettiamo un po' di ciccia, cosa che, di cui parleremo tra un attimo, è giusto che conosciamo i protagonisti di oggi, i nuovi nostri incicu, tutta la sua gamma, i vari colori, le zavorre, ma soprattutto ami e tutto il sistema pescante. Quindi conosciamo i nostri protagonisti nella parte della presentazione e ci troverete immediatamente a pesca. Incicu. Casa Ghost, Ghost distribuito da Olympus. L'incicu è un'esca che non tramonta mai, voglio dire, sembra nata ieri ma non è ieri, credetemi, è tanto l'altro ieri che l'incicu ha appassionato le nostre giornate di pesca su fondali diversi, dalla singola pietra alle grandi rocce, sviluppando grammature e forme molto interessanti. Ghost ha fatto questo, sviluppando innanzitutto, come solito, le grandi, immensi grammature e soprattutto le tante interessanti forme e svariati colori, che sono indubbiamente un accomodante modo per essere sensibili all'attenzione e all'attrazione di un predatore. Realizzata con degli octopus di più importante qualità, con ami molto significativi per prede importanti. Questa volta Ghost, quindi Olympus, si è dedicato molto su una tecnica su cui già da un ventennio è specializzata, quindi sulle tecniche verticali, in qualche modo la fa realmente da campione, e la fa da campione realizzando prodotti di ottima fattura. È stato interessante il lavoro svolto sulla ricerca delle livree, la ricerca dei colori che non nascono a caso, dei processi di colori molto vicini alla ricercatezza del prodotto flu, che in acqua abbia una sua visibilità. Poi è normale che noi altri pescatori interessati a una mangiata in più, un'allamata in più, non siamo scevri da pensare che un aiuto con un po' di ciccia, un calamaro, un pezzo di sarda, un qualcosa di più aggressivo ci rende la giornata più piacevole. Quindi, però, per non sbagliare, Ghost incicu distribuiti da Olympus sono veramente eccezionali. Con i colori della mia provincia, Salerno, la Serenità, mi sono tifoso in Napoli, però li anticipo tutti e vado giù. E come dice Nicola Riolo, chi prima sa via, meglio sa setta. Questi veramente, come dici Giosuè, com'è Ursula? Bubù, com'è? Che butti giù e poi viene su, penso, eh. La schiena della canna me lo deve alzare. Quando peschi light con attrezzature che ti danno questa gioia, guardate la schiena della canna. Siamo profondi, siamo a 100, quanti metri? 120. 120.
Oltre che fai, stai andando a preparare. E prepara, ah, prepara. Prima calata, non è valido, Nando. Come, mi sono un attimo, come dici, Nicola, che mi servivi, prima mi sei assente. Mi sei sentito bene? Certo. Ah, guardate i denti della canina. Sono seri, eh? Come abbiamo calato, anche i miei compagni di pesca sono rimasti giù, non hanno preso nulla, c'era solo il rischio di prendere un'altra cernia. Il buonsenso chiede di spostarci, ma non solo il buonsenso, anche perché questa è una pesca di ricerca, un'abitudine che io suggerisco, che è quella di individuare un'area di pesca all'interno della quale ognuno avrà i suoi 7, 8, 10 waypoint, posticini dove crede di... che ci possa essere una pietra interessante. Quindi quando un'esca è vincente, le attrezzature te lo consentono, con una barca ben motorizzata, noi siamo motorizzati Mercury, io ne approfitto per salutare Turco, il nostro amico motomar di Vittoria, sei in sicurezza, cali sui punti giusti e se c'è pesce li peschiamo, non trovi nulla, cambi e vai appresso. Quindi è una pesca di ricerca e di caccia, lo strumento ci deve aiutare moltissimo. Una volta arrivati sul fondo, non è cattivo l'idea di fare inviti con delle piccole gercate dolci, a volte anche ampie, un po' più energiche, e poi li andiamo giù. La nostra ciccia potrebbe fare effetto, insomma. Voglio augurarmi che la sensibilità delle canne qualche pesce ce la fa cogliere sulle abboccate. Questo movimento a volte incita anche i pesci a mangiare in risalita. Oggi l'incicu è tanto tanto usato anche negli amanti di pesca a occhioni, mupe come le chiamano in Sicilia, le pezzogne come le chiamiamo noi in Campania, e questo richiede la necessità di avere strumenti agili, leggeri, per pesci medi, pesci da 2 kg, 1 kg, mezzo chilo, qualche cerniotta come quella presa poc'anzi. E diciamo che un'esca nata oltre un 10-15 anni fa, che è appunto l'incicu, pare non tramonti mai, soprattutto da quando ho trovato felice applicazione sportiva nel bolentino di media profondità, quindi con pesche che vanno dagli 80 ai 140 metri. C'è grande attitudine oggi, anche se io non sono molto avvezzo a dire la verità, ma per una questione forse di abitudini, a pescare con canne casting, mulinelli casting. La comodità delle canne casting è che tu puoi bilanciare con questo grilletto sotto le canne la gestione sia dei pesci che l'equilibrio del mulinello. Poi dopo voglio parlarvi della ciccia. Quando si parla di innesco di calamaro, quindi una strisciolina, e i nostri incicu sono forniti di octopus in plastica, no? È bene che le striscioline non eccedano di troppo la lunghezza dell'octopus. Quindi io, quando non pesco con incicu puro, quindi ci metto un po' di ciccia e poi di calamaro, lo tengo a malapena un mezzo centimetro, un centimetro, appena oltre la plastica, la gomma degli octopus sugli incicu. È un'opinione, non un consiglio tecnico. Io faccio così. Pesciolino di fondo. Oh, si è sbamato! Cazzo, arrivi a lui, no? Vai, bello!
voglio cambiare, voglio mettere un Aladdin leggermente più pesante, ma non tanto per il peso, quanto perché gli Aladdin montano degli ami leggermente più piccoli, mentre quello con cui sto pescando adesso monta un amo più importante. E quindi, come dire, anche questo come senso di responsabilità per fare selezioni, in questo caso piccola, avendo preso già comunque una cernia, è bene lasciare delle opportunità. Poi è normale, anche per esempio sotto l'Aladdin ti va di cambiare gli ami, tiri fuori il suo solid ring, sciogli il nodo, mangi giù, metti su un octopus e ci metti gli ami che vuoi, con l'assist che comunque gli Aladdin montano un 60-70 libbre sotto, che è più che sufficiente. Io adesso voglio provarli soltanto per tenere ami più piccoli. Pesciolino, pesce bianco e la canna che ha fatto la radiografia. Cambiare in cicco con un amo più piccolo ha dato un risultato. Intanto che questo pesciolino viene su, avrei piacere di presentarvi la gamma, l'intera gamma, buona parte diciamo, di tutte le canne dedite, secondo me comode, anche polivalenti, per fare in cicu, alcune di esse anche per fare altro. Guardatevi questo contributo e poi vediamo questo pesciolino. Il mondo casting a sua volta sta prendendo per tendenza, ma anche per comodità, per una pesca molto light, per provare la sensazione dell'estremo, provare a sentire da vicino il pesce come se stesse effettivamente sotto la nostra barca. Il mondo delle canne casting in qualche modo sta prendendo il sopravvento, aggiungo, per tendenza e per piacere dell'istante. La casa Olympus presenta come Olympus due canne molto interessanti. Ve le presento perché sono la HS1, la Hypersonic, questa canna molto interessante che è combinabile veramente con tante tecniche. Ovviamente parliamo di canna casting molto interessante, agevole l'ingresso del grilletto per posizionare le sue azioni di gestione di equilibratura. È una canna, questa qui di casa Olympus, che lavora comodamente, considerata fino a 150 grammi. Personalmente ci ho pescato anche con 200 grammi su prestazioni di bollentino molto interessanti con artificiali ferrosi. Altrettanto emozionante invece è questa megalite, chiamatela come volete, che si porta con comodità, con piombi, esche da 200 grammi, con un'azione di gestione molto, molto bella, sia per la sua gestione in acid, con l'uguale grilletto che abbiamo visto sull'HS1 e una delicata, sembra una danzatrice questa canna col pesce in canna, effettivamente dà delle belle sensazioni. È carina la livrea con cui è stata gestita, questa condizione militare molto age, molto molto bella. La Taurer Cast, una canna che mi porta a fare una considerazione. Molto spesso andiamo dai negozianti, questa canna non è buona, eccetera eccetera, si rompe, l'ho rotta in pesca, ho tirato bene. Io lo voglio dire perché molto spesso questo errore è l'errore dei fessi, e io sono il fesso. Si prende il filo, si tira perché non si è sincerati di aver aperto del tutto la frizione, ci rimane il civile in mano. Questo è un errore da non fare, soprattutto quando si hanno delle canne come la Taurer Cast, una 200 grammi molto molto potente. Certo, io avendo rotto il cimino me l'ho resa potentissima, ci piglierei un tonno così, come l'ho resa una 15 libbre, 20 libbre forse. Però molto interessante questa scelta del fusto,
E qui stiamo parlando di un prodotto anellato Fuji. Da adesso in poi le altre tre canne sono tutte anellate Fuji. La Tourer Cast è una canna molto interessante nella sua ripartizione. I suoi 200 grammi consentono di eccedere, di andare anche con esche, con degli incicu, con le pallucelle, comodamente anche a 300. Io l'ho provato, l'ho fatto e quindi mi permetto di esprimere un parere anche oltre quanto ci dice la casa. La casa è sempre la X6, se dicevo, e un gioiello, ve lo cito una volta, ma parliamo di due canne, una montata con anelli in linea, l'altra casting. Stesso sistema casting, ottimo ergonomico grilletto di presa, di gestione e di equilibrio, anellata Fuji totalmente, che è la Extreme Way, una canna che ci porta annunciata a 300 grammi, io in modo molto scostumato, perché quando vado a pesca provo a fare il pescatore della domenica ignorante, l'ho buttata giù anche con delle pallucelle importanti, con delle grammature di T-Cab oltre i 280, i 300 grammi come ce lo dà l'azienda. Questa è una canna di straordinaria potenza, con una sensibilità di punta che quasi non ci fa credere quanto sia espansiva la ripartizione su questa canna. Questa canna che ho provato a montare con più mulinelli, sia rotanti che casting, devo dire la verità, la conformazione che ho notato essere un po', credo perché molto cugini, i fusti scelti in relazione poi ai libraggi, la X6 ha fatto questa scelta nel realizzare tecnicamente queste canne con quello che era il vecchio concetto di una volta, si sceglie il furto, si misura e poi si monta il disegno della distesa acid o in linea. Una canna con una grande forza nella tenuta dell'esca e una schiena che consentono di avere quella giusta elasticità ed evitare inconvenienti di essere girati da importanti pesci tipo 20-30 kg dalla canoa. Ho parlato di questo con esperti di kayak e devo dire, dalla barca io, nonostante sono un quintale e over, non l'ho avuto, ma la canna è vincente. X6, una canna un po' per tutte le occasioni. Questo è un pagro, si capisce dal colore, ma in Sicilia, soprattutto a Lampedusa, ha un nome preciso. Correggimi se sbaglio, qua lo chiamate muso nero. Esatto. Per questa conformazione, questa colorazione che ha in un modo decisamente più scuro. Questa è la stessa macchia, più o meno, che ha l'orata. Va bene, è giusto per capirci di che parla. E poi guardate il bordo dei colori, è azzurro, blu, viola. Non so se Giosuè riesce a farvelo vedere, però la cosa più interessante è un'altra. Che bolla da mangiare! Cambiamo punto, uguale profondità, forse qualche metro in più, rimango comunque con 180 grammi, potrebbe esserci qualche pesce diverso e anche più interessante. Quindi che faccio? Prendo sempre il mio costo, ma con un amo più interessante, ma cambio innesco. Ciuffetto di calamaro che ci siamo pescati noi ieri sera freschi freschi. Ne abbiamo trattenuto qualcuno per farlo imbottito. Ostra gentilmente mi ha contribuito a fare qualche altro salsicciotto e come si dice, piatto ricco, mici ficco. Cioè, questo quando va giù, se c'è un pesce di 5-6 kg, ecco, io non voglio di tanto, ma se fossi un pesce, io qua ci andrei. Piatto ricco, mici ficco, e pure i pesci bianchi piccini vengono a cena. Bello, sto. Bellissima.
fantasmi, sono dei ghost. Ovviamente ho piacere di ricordarvi sempre di seguirci sui nostri canali social, quindi Noi Peschiamo Così, YouTube, TikTok, Facebook, quindi E Noi Peschiamo Così, ci trovate dappertutto. Potete rivedere comodamente anche la puntata. Io direi che questi ghost hanno dato delle risposte. Tu con sto 200 grammi fatti furbo, ci eravamo promessi con poca corrente di andare leggeri, siamo andati leggeri di misura con gli ambi dopo la prima cena, un ricco paniere, sì. Sperando di essere stati sommariamente, non si può essere chirurgici in tutto, nelle spiegazioni per quello che attiene questa semplicissima pesca, insomma, come dice il nostro amico Bobo, lo mandi giù e subito li tiri su. Io veramente vi ringrazio la Olympus che ci ha messo a disposizione i marchi XX e Ghost per quanto attiene queste tecniche. Grazie Giovanni, ancora grazie per questo, soprattutto grazie a voi a casa che con pazienza cercate di sopportare quelli di E Noi Peschiamo Così, perché ripetiamo, noi non siamo maestri, non ci piace esserlo, veniamo a Lampedusa non perché è facile pescare, perché è facile dimostrare come delle attrezzature, laddove ci sono i pesci a Lampedusa ci stanno, si può pescare. Alla prossima, grazie.